Eccoci con Fabio Fossati, a lui l'arduo compito di dare i voti ai giocatori di Caserta che, diciamocelo, si sono fatti sfuggire una partita già presa, diciamo, e poi cos'è? Vabbè, diciamo che noi siamo qui a votare, ok? Sì. Fammi fare un commento, Klaus. Sì, un commento, il commento è che proprio prima della partita per l'emittente Teletutto abbiamo detto: questa partita dobbiamo vincere di mezzo canestro, l'abbiamo vinta di due, di un canestro, va bene così. Potevamo pensare che la partita fosse in questi termini qua. Comunque onore a Caserta, perché Caserta ha giocato la sua partita, sai, erano due squadre in grossissima difficoltà, ma non difficoltà tecnica, difficoltà psicologica per un verso o per un altro, e comunque Caserta esce a testa alta da questa partita qua. Ovviamente con due punti in meno, due punti in più per noi, però alla fine tanti complimenti a Caserta. Sono d'accordo con te, è stata veramente comunque in partita fino veramente all'ultimo secondo. Poi un Marcus Landry eccezionale, 14 punti in 4 minuti, insomma, ha risolto un attimino, ha tolto le castagne dal fuoco. Meno male, dal capocannoniere della Serie A1 avevamo bisogno questo, anche perché fino a quel momento lì la sua partita era stata in chiaroscuro. Ok, allora, siamo pronti, andiamo con Berisha. Assolutamente, secondo me, se non il migliore, uno dei migliori, perché tutti dicono che un giocatore, il playmaker polacco, con poca esperienza, oggi si è preso la squadra sulle spalle, ha fatto una grande partita, io direi un 8 pieno. Sono d'accordo, non ha fatto, diciamo, di rimpiangere Sosa, ecco. Assolutamente. Diawara, chiaroscuri, forse una sufficienza risicata. È stato bellissimo il duello con Moss, e Moss l'ha messo sicuramente in difficoltà, un 6, ma più che altro di stima. Poi andiamo su Cinciarini. Eccellente, se Cinciarini non doveva giocare questa partita, perché sembra che abbia già firmato un contratto con la Fortitudo, tanto di cappello a un grandissimo professionista, 8. Concordo. Poi il ragazzo Ventrone, 18enne Ventrone. E 18enne Ventrone, grande coraggio da parte di De Daniello di buttare in campo un giocatore così giovane, cioè di necessità virtù, per cui ha fatto la sua partita, minuti importanti, non ha fatto, ha condotto bene la squadra, direi veramente un 6 abbondante, un 6 e mezzo addirittura. Tutni. Io mi aspettavo una partita incredibile da questo giocatore, perché secondo me ha le capacità, però vuoi per i falli, vuoi per situazioni contingenti alla partita, non è mai entrato in partita, 5. Concordo. Grande forza. Ma una partita di spessore, poi a un certo punto è stato sacrificato nella difesa contro Landry, direi un 6. Giuri, bravissimo, perché Giuri ha avuto sulle sue spalle quasi tutta la regia. E non era facile oggi, perché soprattutto c'è stato un momento in cui lo marcava Moss, per cui 7, Giuri sicuramente ha fatto un'eccellente partita. Mitchell Watt. Oh, chiaroscuri, perché da un giocatore così si potrebbe aspettare molto di più, molto bravo nei tiri liberi, con grande percentuale, però un giocatore con quella tecnica deve dare sicuramente di più alla sua squadra, un 5,5. Vinton Johnson. Ma non ha giocato molto, non potrei dire non giudicabile, però sono un giocatore che ha già 37 anni, che ha giocato in tante squadre in Italia, un 6 di stima. Ti ringrazio, perfetto, sei stato come al solito gentilissimo. Grazie a voi. Grazie.